Allora, buonasera, io sono il dottor Max che vi parla da Chigamboni. Chigamboni è un distretto, un grande distretto a sud del porto di Dar es Salaam e come voi tutti sapete, perché mi conoscete tutti, siamo in Tanzania. Allora do il benvenuto anche a Gian Battista, buonasera, e diamo il benvenuto, ciao, anche a Caterina. Allora, dunque, beh, a questo punto stasera sono un pochino di in emergenza perché mi è mancata la corrente pochi minuti fa. Vediamo se ritorno o meno. Io ho anche il telefono un po' scarico. Andiamo avanti finché tutto dura. Si continua. Avete per caso, c'è qualcuno di voi che per caso ha delle domande? Stasera ovviamente parliamo della Tanzania, di un possibile trasferimento, anche temporaneo. Ormai le cose sulla Tanzania io le ho dette e ridette. L'unica variazione che c'è stata nel corso di questi gli ultimi 2 mesi, 3 mesi, è che adesso non si può più comprare terreni per uso privato, diciamo proprio per l'utilizzo privato, ma si possono comprare soltanto per farci business. La cosa curiosa è che questa disposizione è passata, diciamo così, a livello ministeriale, hanno deciso, il ministro, non si sa nemmeno chi, ha deciso una cosa così, senza passare, diciamo, il solito curriculum, non c'è stata nessuna discussione in Parlamento, e questa è una cosa abbastanza strana, però, come vedete, la politica, fa acqua da tutte le parti, fa acqua anche nei paesi occidentali, no? I politici purtroppo lavorano per l'elite e questo è abbastanza evidente, fanno quindi per noi un pessimo lavoro. E qualche volta, evidentemente, anche qua siamo in Africa, si creano delle situazioni che sono abbastanza, devo dire, incredibili, incresciose. Adesso sono in contatto con un avvocato che mi ha detto conosce il fratello del presidente di Zanzibar e mi ha detto che stanno studiando per cercare di recuperare un po' di credibilità e sono venuti fuori con la notizia bomba dicendo allora se sei miliardario e vuoi venire a investire a Zanzibar vieni pure, così come ci sono altri che l'hanno fatto, quindi per creare residence come Fumba, sono queste grandi città, no? Tutti grandi appartamenti, creano delle piccole città, e allora avrai tutta una serie di agevolazioni fiscali. Quindi a loro che sono già miliardari gli danno le agevolazioni fiscali. Alle persone normali che invece vengono lì, e beh, comunque sia, come è successo anche nel caso di Franco, portano soldi, fanno ristrutturazioni, danno proprio un lavoro diretto, concreto. Agli zanzibarini, allora loro no. Allora ci sono due pesi e due misure, questo ovunque accadono, no? Ecco. Questo per il resto vi dicevo, tutte le informazioni che invece, a parte questo punto qui che ho fornito precedentemente e che trovate caricate sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube, sono le stesse, non devo correggere assolutamente niente. Un'altra piccolissima cosa, se volete, se proprio volete, che posso correggere perché cammin facendo hai un'esperienza diversa, è questa, e che è relativa al tempo. Quando sono venuto qua, i primi 2 anni sono stati un tempo magnifico, proprio ho avuto se no 10-15 volte, ma proprio. E invece quest'anno, adesso siamo nella stagione delle piccole piogge, ha fatto un sacco d'acqua, devo dire, moltissima acqua. E fa quegli scrosci, no, tipici dell'estate, e poi dopo finisce, magari viene fuori il sole. Però ecco, effettivamente almeno adesso capisco come mai c'è tutta questa bella vegetazione tutta verde. Prima non me lo spiegavo questa cosa qui. Ecco. E quindi piove anche qua. Quindi c'è la stagione de delle grandi piogge, che in linea di massima è nel periodo di aprile, anche quella varia molto. Ecco.
E la stagione delle piccole piogge, che è questo periodo qua, dovrebbe finire proprio, spero, questa settimana. Oggi siamo andati al mare, è stato un giorno magnifico, ecco. E quindi comunque sia, considero nell'insieme questa zona qui, l'aspetto climatico è sempre un plus, cioè sempre una qualcosa che fa, che è, come posso dire, una cosa molto piacevole e gradevole, perché non è mai caldo, 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 e in questa zona qui è anche quando è caldo e secco, è sempre ventilato. Quindi da soffrire, c'è da soffrire un pochino quando piove, come vi ho detto, che non è che sia una grande sofferenza, a meno che uno debba lavorare, insomma, una grande sofferenza non è. Nel periodo dicembre-gennaio, quando aumenta un pochino l'umidità. Sono per caso, buonasera Renata, buonasera Carlo. Dunque, ho fatto nel frattempo, ho fatto degli interventi su la fuga delle banche. L'appuntamento è diventato ormai tutti i lunedì alle 20, dove parliamo ovviamente di oro, ma parliamo anche delle solite cose, moneta digitale, vaccinazione, eccetera. E poi quello lo facciamo una volta alla settimana, e poi una volta al mese con Flavio facciamo un appuntamento dedicato alla Tanzania, su destinazione estero. E quindi sono abbastanza contento degli interventi fatti, perché questi due canali che a lui vengono, che poi ne ha anche tanti, vengono dalla rana bollita, e insomma hanno più, all'epoca avevano più di 1.000, insomma, persone che le seguivano. Credo che adesso abbiano 600 membri, e insomma, diciamo che ho avuto un buon riscontro, sono abbastanza contento. Quindi purtroppo, per tutta una serie di ragioni, probabilmente, vabbè, ora lasciamo perdere il discorso Tanzania, perché non posso pensare che tutti vogliano venire qua. Anche se nel 2024, una volta che abbiamo testato bene, bene il tutto, forse che già a dicembre, poi a dicembre lasciamo perdere, perché è un mese di vacanza, la gente pensa altre cose. Comunque, a partire da gennaio usciremo con un prodotto che non ha nessuno al mondo, perché qui si può ottenere la residenza per pensionati, o meglio per soggetti di sopra di 50 anni, in 3 giorni, a un costo ridicolo, senza nessun tipo di documento, perché praticamente garantisco io. E cosa questa che non esiste in nessuna parte del mondo, eh? O ci avete da comprare casa, o ci avete da presentare un documento di affitto, o dovete versare dei soldi in banca e vincolarli. Insomma, ci sono sempre tutta una serie di obblighi, e poi soprattutto non c'è obbligo di residenza, che è forse la cosa più importante. Quindi uno viene qua, la fa velocemente, in 5 giorni si fa tutto, diciamo una settimana. Ritorna a casa tranquillo, qualsiasi cosa succeda, cioè lascia passare per scappare dalla terza guerra mondiale. Speriamo che non avvenga e che il buon senso prevalga, però chi mi segue lo sa, io sono purtroppo, insomma, abbastanza pessimista sotto questo punto di vista, perché mi sa che la vogliono fare e la faranno. Quindi bisogna sempre lavorare sulla prevenzione, cercare di mettersi in una condizione, soprattutto per chi ha qualche soldo, perché chi non può fare niente, non può fare niente. Bisogna fare la residenza e fare, per chi non ce l'ha, il certificato vaccinale. Perché con il certificato vaccinale prima o poi lo dovete fare tutti. Chi non ce l'ha dovete fare. Fatelo con chi volete, ci sono problemi. E con quello vi mettete al sicuro. La residenza, stessa cosa, perché la residenza poi, anche se la volete fare qua, non lo dite a nessuno, però qualsiasi cosa succeda, voi vi presentate all'aeroporto con il passaporto e vi devono lasciare passare. Avete il QR, avete il biglietto regolare, avete la residenza in Tanzania, vi devono far passare. Cioè, non è possibile che vi blocchino. Blocchino o bloccano tutto il traffico aereo, o altrimenti avete lascia passare per venire qua. Chi l'avrebbe mai pensato 20, 30 anni fa, che ci saremmo trovati in una situazione in cui, per avere
almeno un minimo di libertà e di democrazia, saremmo dovuti scappare in Africa. Chi l'avrebbe mai detto? Questo è quello che sta succedendo, eh? Domande? Io ne avrei una, Massimo. Prego. Io avevo sentito, ancora nel periodo Covid, o comunque subito dopo, che c'era l'ipotesi che avessero bloccato l'uscita ai confini, cioè chi era dentro era dentro e altri non potevano più uscire. Nel caso in cui però mettessero proprio gli estremi, però sembrava anche lì fattibile, mettessero la legge marziale, quindi in blocco. Adatta a destinarsi, sembrava fattibile. E nel caso, beh, lì nel caso credo che blocchino e sia un po' improbabile uscire anche se uno ha la residenza, ma comunque è cittadino italiano, pur avendo residenza estera. Mi fai una bella domanda, Carlo, e non ti so rispondere. Secondo me, beh, una cosa questa qui dipenderà da come evolvono le cose. Come vedete, non c'è più, come succedeva una volta, che si dichiarava guerra, no? Ricordate, una volta si doveva, secondo la legge internazionale, quando uno Stato voleva fare una guerra, si dichiarava. E attenti bene, alla fine della guerra si doveva fare un trattato di pace, sempre, è sempre successo così nella storia, meno che nella seconda guerra mondiale, perché un trattato di pace non è mai stato sottoscritto. E ci sono molti attori americani che ritengono che è stato fatto apposta perché la legge marziale è ancora in effetti in vigore in America, anche se ovviamente non lo sa nessuno. Quindi non lo so, non, è difficile quindi prevedere molto perché una vera dichiarazione di guerra, come avete visto anche nel caso di Gaza, non si attaccano, cioè, fanno le bombe. Massimo, non ti sentiamo più. Non Ci c'è abbiamo perso fino adesso, quindi. niente. Fino adesso non abbiamo sentito Massimo, c'è stata interruzione. Dicevo, se uno fa tutto quello che deve fare, la maniera di venire in qualche maniera si trova, perché uno si sposta in qualche maniera, basta che arrivi in Sicilia. In Sicilia, anche lì, che siano tutti bloccati i traghetti, che non si... è difficile veramente fare insomma, una situazione di quel tipo, vorrebbe dire che siamo scoppiato tutto il mondo. Ecco. Quindi, secondo me, ecco, se uno ha bisogno che abbia, bisogna, ecco, questo sì, bisogna che uno sia pronto in qualsiasi momento ad avere il piano B attivo in 24 ore. Questo sì, se uno ha fatto la residenza, c'è il QR. Si sente.
Massimo non si sente. Mentalmente deve organizzare. Non solo mentalmente, dal punto di vista pratico. Si deve organizzare, diciamo, c'è un'emergenza, io in 24 ore mi sentite? Sì, ti sentiamo un po' scarso, però. Un Ecco, po' scarpi. avete perso forse qualche cosa. Dicevo che dunque la procedura dovrebbe essere questa. Per chi non è ancora pronto, certificato vaccinale, residenza. Va bene? A quel punto bisogna che il soggetto si organizzi per poter partire in caso di emergenza in 24 ore. Il 24 ore lo si deve organizzare come stile di vita. Parliamo proprio di un'emergenza assoluta, è chiaro, no? In 24 ore uno deve poter partire. In quel caso, secondo me, ci si fa partire, ce l'ha fatta partire. Perché anche loro naturalmente avranno bisogno di tempi tecnici. Però se uno aspetta una settimana, poi magari non parte più. Altre domande? Dicevo, andate, arrivate in Sicilia, vi prendete uno di questi aerei piccolini, un Fokker, come si chiamano questi qui, da un aeroporto lì di, locale, oppure anche in Meridione, nel momento in cui riuscite a mettere piede magari in Tunisia o in Egitto o in Libia, siete a posto, perché siete in Africa. Ricordatevi che nel momento in cui riuscite a mettere piede all'estero, per certi aspetti l'Italia perde completamente la giurisdizione su di voi, perché voi avete il passaporto, avete il QR per viaggiare, e che fa? Vengono e vi rivengono a prendere, ma figuratevi. Intanto vi mettiamoci al sicuro, poi si parla del resto. Domande? Sentite? Madonna mia, che sofferenza. Sì, no, adesso sì. Ok, yeah. Okay, c'è qualcuno che ha qualche altra domanda, potete parlare. Si può parlare anche a ruota libera di altre cose. Se avete delle domande da fare, sono qua. D'altronde, grosso modo, io sono da Tanzania, voi che mi seguite, sapete già quasi tutto, ne sapete di me. Prego. Prego. Generalmente, prego, quando si va all'estero... Mi senti? Mi sentite? Sì, sì, prego. Sì, prego. Beh, sì, sì, io ti sento. Dimmi. Ok, generalmente quando si va all'estero fanno, cioè vogliono tutta una richiesta di documentazione, tipo carichi pendenti, casellario, traduzione dei documenti, apostille, tutto sto roba qui. Per venire in Tanzania sarà uguale. Ma dici per la residenza o a cosa ti riferisci? Per prendere, sì, per la residenza. No, non ti serve niente qua, facciamo tutto noi. Ah, vabbè. Non hai bisogno di niente, hai bisogno di un passaporto regolare, di un estratto conto bancario, dove ci puoi avere $6,000-7,000 euro ovviamente, e basta, il resto ci pensiamo tutto noi. Ecco perché ti dicevo che questo è un prodotto che non ha nessuno al mondo,
esiste un costo studio. Poi costa un prezzo ridicolo, perché il costo standard dell'oltre sessantenne, guardato oggi, è 1560, mi sembra, $50. Quando per andare in Albania so che costa $2500, se non erro, euro a testa. Cioè, è una cosa ridicola. E questo è grazie anche al lavoro che abbiamo fatto e soprattutto... No, si sente a singhiozzo, mamma mia. Al fatto che vi sponsorizzo io. Perché se uno deve, se dovesse seguire la procedura normale, dovreste avere un contratto d'affitto attraverso il quale il chairman, il sindaco del villaggio, vi firma quel benedetto foglio che è essenziale. Dicevo che è essenziale andare dal chairman del villaggio, che sarebbe un sindaco, per ottenere un ok, no? Cioè un'approvazione che ti conosce, che sa chi sei, che sa che hai affittato questo appartamento così e così, e ti rilascia un foglio che certifica tutto questo. Ma in effetti non lo fa, cioè non esiste niente di questo, lo fa perché ci sono io che vi presento, capite che voglio dire? Mm-hmm. Quindi non avete nessun tipo di impegno. È chiaro che poi se uno viene qua stabilmente bisognerà che affitti qualche cosa, però è una cosa che si vede dopo, no? Quella lì. Poi, se considerate che in 3 giorni ce l'avete, pagate quando lo ricevete, non dovete sborsare niente prima. Lo fate, ma non avete nessun obbligo di permanenza, perché lo potete fare e tornare in Italia. E non vi chiede niente il governo, perché non vi chiede di spostare dei soldi sul conto in banca, non vi chiede di vincolarvi dei soldi o di comprare niente. Ma dov'è una nazione che ti fa delle condizioni così? Ma non esiste al mondo. Che poi è un grande paese la Tanzania, non è che è un paesino. E questo sono convinto che ce l'ho solo io questa cosa, insomma solo io, diciamo che solo noi abbiamo messo a punto questa cosa qui, e di questo sono abbastanza contento. Poi ci sono da 50 ai 60 che sarebbero il caso B, e siccome abbiamo meno storia su questi qui, perché voglio essere estremamente onesto, ci hanno detto che li possono prendere ma non li abbiamo mai trattati, dovrebbero costare sicuramente costano un pochino di più, ma grosso modo si può arrivare ai $2500 al massimo, ma non credo, però io devo usare proprio, essere molto cauto qui, perché siccome non lo so, se poi all'immigrazione c'è da sganciare qualcosa di più, bisogna sganciare qualcosa di più. Qui è tutto una cosa così, Quindi no, è semplicissima la procedura, Caterina, cioè è una cosa addirittura allarmante, perché dici a un avvocato che si occupa di queste cose, che occupa magari per altre nazioni, si mette a ridere, non ci crede. In questo modo si guadagna un bel po' di tempo, perché per fare tutta la certificazione, se si volesse fare tutta la certificazione, insomma, ci vuole tempo. Quindi in questo modo, insomma, no, se devi fare tutta la guadagna anche tempo. Se devi fare tutta la certificazione, ti spiego, il problema non è neanche il tempo. Ti ci vuole sicuramente 2 o 3 mesi ad essere fortunato, ma il problema te lo dico io qual è. Il problema è che se vai con un avvocato normale, l'avvocato normale ti chiede magari $500 di anticipo e poi sparisce. E te dopo 3 o 4 mesi che aspetti, lo chiami, non arrivi a niente. E quindi poi a un certo punto c'è da trovare un altro avvocato che ti rifà la stessa storia. Mm-hmm. No, dovete considerare anche questo. Dall'Italia problema. Già con la documentazione fatta, Come? Io sarei partita dall'Italia con la mia documentazione fatta da me.
Ma che vuol dire? Quello non c'entra nulla, perché se anche la consegna all'avvocato, alcune cose le devi fare lì al computer, è tutto computerizzato, i documenti li devi inserire nel computer, se te non sai fare a farlo, ti devi appoggiare a un avvocato per forza, a un consulente, ma se questa non è una persona onesta, sparisce e te perdi soldi, anche se te c'è tutti i documenti che devi avere, capisci? Max, a me è l'unica cosa che preoccupa di più. Insomma, in questo caso devi capire sempre le procedure, no? Cioè, capito? Come? Ti sento a singhiozzo, per cui ho una gran fatica. Purtroppo è così per il momento. Spero che mi installino l'antennina, me l'hanno promessa a fine mese, prima di dicembre, speriamo, così funzionerà tutto meglio. Purtroppo è così. Altre domande? Sì, Max, sì. La durata, ne avevi già parlato, la durata del certificato di residenza ha una scadenza, presumo un paio d'anni di solito, forse, no? Poi deve essere rinnovata. Sì, 2 anni. Tutti i visti qua durano 2 anni. Mi senti? Sì, sì. E poi basta fare un rinnovo normale, non c'è una tantum l'attivazione iniziale. No, deve ripagare la fee di $550 in questo momento, è questa la cifra, e deve ritornare a prendere le impronte digitali. Perché non dimentichiamoci, non c'è nessun vincolo, ma loro presumono che tu viva qua. È chiaro, no? Vabbè, io in Bulgaria è stata una cosa molto più veloce, però sì, comunque 2 anni iniziali, poi 5 la validità, adesso sono sul 5° anno, e lì basta rifare foto, tessera e nient'altro, insomma. Comunque, va bene. Ma perché, scusami, perché dici più veloce? In che senso più veloce? No, veloce no, scusa. Nel senso che non ci sono... Vabbè, io ci ho messo circa una settimana per quanto riguarda Bulgaria, però avevo già il posto, chiaramente c'era il discorso di rilasciare, a parte l'apertura del conto, ma anche lì, ma c'era il discorso di avere un posto fisico, quindi una residenza fisica dove l'ho messa da amici. Ma alla fine, comunque, la procedura più o meno pare simile. Va bene. Come ti sei trovato in Bulgaria? Ti sento scatti, però mi pare aver capito come mi sono trovato in Bulgaria. Allora... Sì. Tutto ottimo, la qualità della vita ottima, non ci sono anche lì... a parte io sono vegetariano, ma anche lì c'è un mercato... Sono i contadini che apportano, è come in Italia 40 anni fa, i pro e i contro, cioè nel senso i pro che a frutta non ci sono pesticidi, frutta straordinaria, e contro, quali sono i contro? I contro, vabbè, sono 40 anni fa come da noi, e il grosso della difficoltà in Bulgaria è la lingua, che proprio, sì, ci sono degli italiani che parlano, e anche degli stessi bulgari che parlano italiano, però è grosso proprio l'interazione, la lingua, insomma, è difficilissima, il cirillico, cioè, ci metterò una vita, la prossima vita forse, a impararlo. Comunque, il resto, tutto sommato, la vita non è male. Questi amici hanno trovato in campagna, con pochissimi soldi hanno trovato una casa, però anche lì, in quest'ultimo anno, gli affitti sono schizzati molto più in alto. Al contro, lei ha preso una casa in campagna con 14.000 euro, ha ristrutturato qualcosina, però aveva un ettaro di terreno, ha fatto frutteto, un'altra zona agricola che deve ristrutturare, adesso sarà almeno il doppio, 2 o 3 volte tanto. Poi comunque devo dire che è un posto bellissimo, è una zona anche tra l'altro termale, dove è il più grande parco termale d'Europa, al di là che ci sono delle terme ancora stile soviet, che con 1,50 euro entri, però è ancora rimasto tale quale, e altre
e altre terme che sono in mezzo al bosco, acqua termale, bellissimo, cioè fuori la neve. Cioè. Comunque la gente, tutto sommato, deve entrare un po', è un po' fredda all'inizio, ma entrando in guardia anche accogliente, disponibile, assolutamente. Anzi, devi stare attento più agli italiani che ai bulgari, devo dire. Ma quello sempre, da qualsiasi parte vai, devi stare sempre più attento agli italiani. Sì, sì. Nella Bulgaria, è sempre così. Mi dispiace dire queste cose, ma purtroppo è così. Sì. Ci sono tantissimi che sono spostati per un discorso... per vari discorsi, anche non ultimo della lingua, si sono spostati in Albania, però secondo me hanno fatto un brutto o pessimo affare, lo vedranno a breve anche. Comunque, io sono in Bulgaria, non sono al nord come zona, sono a metà, a 100 km dalla Grecia, a 140 dalla Turchia, è una zona molto tranquilla, molto bella e clima straordinario, sì. Ma com'è che sei andata a rifinire lì? Cos'è successo? Che, insomma, è successo che questi amici, dove prima giravamo un po' tutta l'Europa con camper, cercavano, loro pensionati già, cercavano un posto dove andare, sono stati in Portogallo, in Spagna o altro. In Portogallo chiaramente anche lì i prezzi sono meno dell'Italia, ma siamo su quella linea. E alla fine in Europa si sono alla fine di questo giro si sono trovati in Bulgaria e lì hanno visto che la realtà era molto interessante, anche perché loro chiaramente, per loro che sono già pensionati, quindi il discorso della defiscalizzazione, che adesso vabbè c'è qualche problemino infatti anche lì, e hanno trovato un posticino interessante, dei collegamenti, dei contatti per fare tutte le procedure. E si sono alla fine deciso, hanno venduto tutto e ha detto Italia mai più e sono usciti. E devo dire che in Europa e anche forse nel resto del mondo, a parte l'Africa, il periodo Covid lì, al di là che se ne dica, ma non si sono vaccinati neanche il 7% della popolazione, non molto svegli, e anche perché reagiscono subito. E diciamo è un paese, pur essendo in Europa, ha una... caratteristica particolare, nel senso che sono in Europa, però sono molto molto anche dal punto di vista storico molto amici della Russia, perché hanno un riconoscimento dal punto di vista storico, perché due secoli fa li hanno liberati dagli ottomani, gli zar dell'epoca li hanno liberati dagli ottomani dopo una dominazione di quasi quattro secoli. E quindi e di quella cultura è rimasto pochissimo, c'è qualche moschea, ma hanno spazzato via tutto. Il nome bulgaro è integerrimo a se stesso come cultura e tutto. E, convivono molto bene con l'etnia zingara, anche se ci sono praticamente le zone dedicate, insomma, per certi versi, e loro lo Stato gli ha detto noi vi diamo assistenza, vi diamo sanità, vi diamo scuole per i vostri bimbi e tutto, dite voi cosa volete fare, e le donne fanno pulizie delle strade, pulizie della cittadina, gli uomini sono disponibili anche per fare lavori al comune o altro, non tutti spedati, però se li trovano a, come succede in Italia, si trovano a rubare o altro, li mettono dentro, non li tirano più fuori e li menano proprio va giù pesante. No, sono proprio ligili, proprio non ce n'è uno che sgarra. Però se sei bravo, la tassazione è bassissima, al 7%, quindi fai conto. E se sgarri, però, finita. È per quello che vengono tutti in Italia, no? Bravissimo, esatto. Hanno capito bene come funziona, vengono in Italia. Sì, sì. Ma vengono i peggiori, chiaramente, come tutto... È un paese molto simile alla Tanzania. Sì, sì. Sì, chiaro. Ecco. Sì. Va bene. Bene, ti ringrazio della presentazione, sempre cose particolari. Io personalmente non so. Non so assolutamente niente di quelle zone lì, quindi ecco. Altre domande?
ma potresti lavorare tu lì? Renata, non ti voglio disturbare. Prego, Alessio. Come dici? Prego, Alessio. Ho detto, potresti lavorare lì? Pronto? Finito? Pronto? Massimo, non ti sentiamo più. Alessio, prego, volevi fare una domanda? Sì, ti volevo dire, ma tu se volessi lavorare, potresti? Dunque, io posso lavorare come sto facendo da casa online, però altri lavori non li puoi fare? Azienda. Questo no. Oh. No. Ma c'è un termine oppure sempre? Ma non li voglio neanche fare. Sì, ma indipendentemente dalle tue intenzioni. Allora, no, non lo puoi fare perché hai un visto da pensionato, quindi un visto da pensionato si presume che non lavori un pensionato. Quindi si presume che non fai proprio niente? No, c'hai la pensione, spendi la pensione, ti godi la vita e basta. Sì, sì, ho capito. Vedo. E questa non è una situazione che non si può cambiare? No, non si può cambiare, però se te ti trovi un lavoro online, qualsiasi tipo di lavoro online lo puoi fare senza limiti, assolutamente. Cioè non è considerato un'attività lavorativa, capito? È per questo che io suggerisco di magari di farsi anche un corso, se uno poi vuol venire qua, di farsi cominciare a fare un lavoro online. Tanto la maggior parte di noi, di voi ragazzi giovani, lavorerete davanti a un computer. Gran parte dei lavori non esisteranno più perché lo faranno le macchine. E quindi già che destino è questo qui, imparate a fare qualcosa sul computer e allora a quel punto non ha importanza, potete farlo da qualsiasi parte del mondo, voglio dire, no? Non occorre stare in Italia per farlo, vedete. Vieni a lavorare da qua, va bene lo stesso. Altre domande? Se non avete altre domande, volevo chiedere. Renata, non ti voglio disturbare, ma ci vuoi dire qualcosa su come ti stai trovando oppure non vuoi dire niente? No, non è un segreto, quindi posso dirlo. Sono qui da poco, quindi non so quanto vale la mia testimonianza, perché sono qui solo da un mese, 40 giorni. Però io mi trovo bene, soprattutto come clima, perché il clima è secco, quindi si addice alla mia salute, io soffro di dolori. E poi la gente, al momento io mi sono trovata bene, molto accogliente. Hanno le loro leggi, hanno le loro regole di vita e il loro modo di vivere, di vestire, però sono accoglienti. E su questo Renata, scusami, vivi a Senza, vogliamo dire dove sei? Perché non l'abbiamo detto. Ah, pensavo l'avesse detto lei. Sono in Tunisia. No. Sono in Tunisia. Sì. Ecco. Sì. Ho scelto la Tunisia perché mi si addice di più come clima. Io ho bisogno di avere le stagioni, cioè l'estate e l'inverno. Non potrei sopportare di vivere in un paese dove è sempre estate. Io starei in perenne attesa dell'inverno. Forse perché sono nata al molto nord dell'Italia e quindi lì c'era molto freddo e quindi non posso rinunciare al freddo, ecco, diciamo così. Comunque sono in Tunisia e dicevo che qui hanno le loro regole, basta rispettarle, il loro modo di vivere
e quindi se si è rispettosi ti accolgono anche bene. Ecco, mi fa piacere che tu confermi questa cosa qui, perché in effetti è un po' la stessa cosa che succede anche in Tanzania, eh? O anche a Zanzibar, stessa cosa. Va bene. Altre domande? Pronto? Sì, Renato, pronto? Prego. Sì, no, dicevo che noi siamo sempre ospiti in un paese straniero, quindi certo. Penso che sia importante rispettarli. Ma certo, certamente, certamente. Non posso dire di più, sono qui da poco, quindi... Sì. Va bene, ti ringrazio Renata, ringrazio. Ecco, questa hai toccato un punto molto delicato, no? Perché spesso e volentieri, in particolare noi italiani, quando siamo all'estero, non perdiamo mai l'occasione di fare casino. E questa è una cosa veramente intollerabile. Oddio, non è che siamo solo noi, perché magari può capitare come sempre, insomma, no, teste calde ci sono da tutte le parti. Però in effetti, soprattutto nei paesi musulmani, se te fai il tuo e non dai fastidio a nessuno e dai proprio la sensazione di rispettarli, cioè che hai rispetto, ma rispetto diciamo non solo formale, così, un rispetto vero, loro sicuramente ti rispettano. E quindi sei tranquillo, in linea di massima non ti tocca nessuno, quindi sei sicuro, ti senti sicuro dal punto di vista della sicurezza, che è già una grande cosa. E insomma, la sicurezza quando si va all'estero, ricordatevi, è la prima cosa. La sicurezza è la prima cosa, perché se si capita nel punto sbagliato siamo subito nei problemi. Poi ci sono tutte le altre cose. Domande? Allora, ricordo così, facciamo una parentesi veloce, senza annoiarvi. Ricordo che ieri è partita la promozione di Auvesta, ovviamente parliamo di oro, che è però una doppia promozione, cioè Auvesta fa la propria e io faccio la mia, come sempre. Quindi diciamo che l'oro sta aumentando, si sta apprezzando molto, però è sempre comunque... È il momento per comprare oro. Se voi fate il calcolo di quello che vi regala Auvesta e di quello che in soldi, sono bonus che io pago in soldi, ovviamente comprate comunque molto bene, probabilmente comprate decisamente meglio rispetto a qualsiasi altra azienda, no? Perché si accumulano le due promozioni, molti di voi sono già clienti, va bene? Quindi considerate che la promozione andrà avanti fino al 27 di dicembre. Si prevede che il prossimo anno il prezzo dell'oro, che comunque ricordo è un prezzo concordato della City di Londra ogni giorno, supererà i 40.000, almeno 40.000 dollari al chilo. Però ci sono voci che dicono, per esempio, anzi non soltanto voci, c'è una certezza, la banca olandese ha annunciato che loro sono pronti a tornare al gold standard. Io spero che questa notizia sia vera, perché l'Olanda era una delle nazioni che era rimasta nel gold standard per un lungo periodo, perché contrariamente a quello che sapevo io, generalmente parlando, il gold standard non era in vigore in tutte le nazioni del mondo, a
alcune nazioni, per qualche ragione, che però non sono riuscito a trovarle, non erano in regime di Golden Standard. L'Olanda era una di queste, quindi hanno evidentemente ancora una certa, diciamo, sensibilità nei confronti del Gold Standard, che è l'unica cosa che può conferire garanzia ai mercati finanziari e controvalore corrispettivo alla moneta che creano. La seconda informazione è che i BRICS hanno annunciato la volontà di ritornare al Gold Standard. Quindi queste sono tutte indicazioni molto importanti, perché sono cose che sono venute fuori dal report scritto, diciamo, che ho scritto io, però che la maggior parte, diciamo, di queste informazioni storiche vengono dall'autore che ha scritto il libro Guerre all'oro, che si chiama Ferdinand Lips, che è uno svizzero, che guarda caso ha lavorato qui Rothschild, quindi di banche e di oro ne sapeva, perché a un certo punto ha organizzato un istituto apposito dove l'elite dei clienti dei Rothschild, vi potete immaginare di chi si parla, andava a comprare oro. Quindi lui vendeva e teneva in deposito i gold. L'oro degli amici di Roccia, dei migliori clienti di Roccia, potete immaginare. Questo l'ho riportato anche nel report, ho fatto una revisione completa del report, per chi è neofita e lo vuole leggere, a disposizione gratuitamente sul sito menteaperta.net. Roberto, buonasera, benvenuto, siamo quasi in chiusura stasera, abbiamo già fatto un'oretta. Ricordo che gli appuntamenti sono bisettimanali, quindi oggi ne abbiamo... Vediamo un po', oggi ne abbiamo 29, il prossimo sarà il 13 di dicembre, sempre che sia disponibile. Sì, ci dovrei essere, in qualche maniera si fa, via. Eccoci qua. Chiusa parentesi, ritorniamo al discorso Tanzania. Curiosità, cosa si mangia in Tanzania? Allora, in Tanzania loro hanno l'ugali, che è la nostra polenta, molta, soprattutto nelle zone povere. Mangiano le patatine fritte in alternativa alla polenta, quindi in genere il piatto è costituito da proteine, mettiamo pollo, e riso o polenta o patatine fritte. Poi, per quello che riguarda le proteine animali, ovviamente nelle zone di mare mangiano pesce, mangiano la capra, carne di capra, e la carne di manzo, mangiano manzo praticamente. Il maiale lo mangiano un pochino meno, perché almeno in questa zona qui c'è una comunità musulmana, e come sapete loro non lo mangiano, però lo mangiano, non è che non le mangiano. Poi, per quello che riguarda la frutta, i mango sono buoni, le ananas sono buone, le mele sono buone. C'è anche un po' di uva che credo venga data Doma, è un po' asprina, ma non è male, che se io non la uso quasi mai. E poi cosa ci sono? Le banane, naturalmente, sono abbastanza buone, non costano niente, però non c'è una grandissima varietà di frutta, pensavo che ce ne fosse di più. E la stessa cosa vale per le verdure. Io qui trovo i peperoni, i zucchini, le melanzane, i pomodori, le carote, e poi c'è il cavolo fiore, ovviamente aglio e cipolla. Quindi diciamo che la cucina non è particolarmente sofisticata per loro, però è abbastanza semplice e genuina.
è un po' come tutte cose, diciamo, di giornata, ecco, perché poi qui frigoriferi, c'è, cioè, i frigoriferi non ci sono, quindi le cose devono essere, insomma, si mettono sul tavolo, se, e poi dopo si devono vendere, perché se no poi dopo vanno buttate via. E la cosa negativa è che bevono molte soda, come si chiamano, quindi Coca-Cola, Fanta, Pepsi, questa robaccia qui, bevono abbastanza poca acqua, bevono birra principalmente, ci sono delle birre discrete qua, poco vino, che non hanno i soldi per comprarlo, tè, la comunità musulmana ovviamente bevono tè, e poi il pane, hanno il pane a cassetta, il pane non è che mi piace tanto, praticamente il pane qui è il pane a cassetta, lo sapete, no? Quello che è il nostro pane. E non è granché il pane, però si trovano dei forni che hanno delle cose abbastanza apprezzabili, sono dei formati un pochino diversi, poi si trovano una specie di bomboloni, si trovano in queste bakery che sono tipo pasticceria, forni, si può dire in forno, si trovano queste palline che vengono fatte con la carne, di pollo, di patate, come al solito, come detto prima, di manzo, ci mettono dentro un uovo, insomma, sono cose tutte abbastanza fresche, e nonostante loro friggano molto, la cosa curiosa è che, per esempio, questa roba qui non risulta pesante. Anche le stesse patatine fritte, le friggono con degli oli che non saranno niente di speciale, perché sono oli di semivari proprio molto economici, eppure non rimangono pesanti. È una cosa abbastanza strana questa qui. Ecco, questi grosso non hanno pasticceria, ci hanno poco niente, qualche dolcino di questi fatti un po' tipo brownie, per chi lo conosce, dolcini di cioccolata, o delle altre cosettine fatte tipo pan di Spagna, e però non sono cose semplici, loro qui non hanno niente di particolarmente sofisticato. Boh, penso di averti detto tutto. Non si trovano tante volte gli spinaci, l'olio d'oliva, chiaramente la pasta non ci sarà, neanche il caffè. No, l'olio d'oliva non lo conoscono qua. Usano l'olio che ti ho detto io, quelli che semivari, solo per friggere. L'olio d'oliva non fa parte. Ma l'olio d'oliva, guarda che non lo trovi da nessuna parte. L'olio d'oliva lo trovi nel bacino mediterraneo, lo trovi un po' in America perché ce l'hanno portato lì i migranti, stesso discorso perché c'è l'immigrazione. Se no l'olio d'oliva non c'è, in tante nazioni non c'è la cultura dell'olio d'oliva. Basta anche andare in Germania, in Svezia, in Norvegia, non usano mica olio d'oliva, usano queste cose di strutto, queste cose di o burro o strutto, poi cosa usano? C'è un'altra cosa, non mi ricordo come si chiama. Ecco, quindi la pasta? La pasta, un po' di pasta sanno che cos'è, però non è che comprano la pasta per mangiarla, no. No, però la producono qua la pasta, e non è neanche male, non è secondo me neanche male, perché deve essere una pasta tipo semi-integrale, come era poi una volta anche da noi, che poi si è sbiancata, no? Cammin facendo, si è sbiancata completamente. E non è male, ogni tanto la compro io, anche gli spaghetti sono abbastanza buoni, insomma. Poi ci sono vari tipi di formati di paste, eccetera, se si va su formati un po' particolari, non so se questa pasta qui viene dall'Italia, non sono sicuro, mi sembra di sì, però un pacchettino di mezzo chilo di tagliatelle ti costa 10.000 scellini, che sono 4 euro, insomma, è abbastanza caro, no? Un chilo? Le cose italiane, tipiche italiane, mezzo chilo. Le cose italiane, tipiche italiane, come si è detto, si trovano in particolari supermercati, ma costano parecchio. E poi non si sa tante volte se sono italiani veramente o se sono, insomma, un po' così. Ecco, e quindi, poi naturalmente ci sono anche tanti altri tipi di verdure, di cose, di vegetali o anche di frutta che
magari ci sono anche le albicocche, mi sembra di aver visto le susine, però ho visto poche pere, forse le pere non ho anche mai viste. Ecco, da quel punto di vista lì, non, siccome, ecco, perché si vive anche in una zona, mi hanno detto, in cui la gente mangia male a dare il salame. Se invece si va a una zona un po' più a nord, tipo Arusha, allora si trova più verdura, più frutta, la gente mangia un pochino meglio, e questo è quello che mi hanno detto. La cosa invece che è abbastanza curiosa è quella che le persone quando qui arrivano a una certa età, diciamo oltre 35-40 anni, sono quasi tutte grasse. Non si arriva ai livelli degli Stati Uniti, però effettivamente vedere, insomma, non voglio dire la maggior parte, ma almeno il 50% delle donne, per esempio, quando arrivano, che poi arrivano a 50 anni, diciamo, sono tutte grosse. Oh, Madonna! Poi non fanno attività fisica, quindi anche quella, evidentemente, non sono dinamiche, non lavorano, si drainano lì in terra, stanno in terra magari sdraiate 5-6 ore e gli rimane tutto addosso. Mangiano tanto anche loro, non hanno roba di qualità, però quando mangiano per esempio una porzione di polenta, che sapete la polenta è anche pesante, no? Che poi è buffo perché mangiano con le mani, mangiano con le mani, si lavano le mani, ma mangiano tutte con le mani e poi dopo se li lavano quando finiscono. E quella porzione di polenta lì, io dico poco, faccio fatica a finirla in due volte, perché è come se fosse una mezza palla da calcio, cioè piccolina, però è un mattone che digerire quella roba lì ci vuole veramente un bello stomaco. E se la mangiano tutta, magari con della carne. Quindi mangiano tanto. Vedere una cosa così di sovrappeso in Africa, sinceramente, mi ha sorpreso molto. Non me l'aspettavo una cosa così. La vedo dura sotto questo aspetto. In che senso? Cioè io sto pensando, mi trasferisco, poi lì come si vive, cosa mangio? Da quello che dici è dura. Poi c'è anche il problema dell'acqua. No, problemi dell'acqua non ci sono. Problemi dell'acqua, secondo, stai un po' attenta, vai in una zona in cui ci sono pozzi, c'è l'acqua, c'è tutto. Poi te mica devi mangiare come mangiano loro. Te mangi, continuerai a mangiare come faccio io, continuerai a mangiare roba italiana, no? Cosa te ne frega di quello che mangiano loro? Io di loro mangio le patatine una volta al mese proprio per mangiare un po' di carne, che sono semi vegetariano. Mangio mezzo pollo oppure un pesce, ma io mangio all'italiana. Cioè io mangio in una maniera, cioè io mangio utilizzando prodotti diciamo italiani, però mangio in una maniera particolare, perché ho fatto un lavoro prima molto particolare in cui mi sono dovuto occupare di nutrizione, ho inventato una dieta, cosa buffa quella che vi dico adesso, no? Che è l'unica dieta brevettata al mondo, per quello che so io, ancora brevettata a New York, assieme alla metodologia c'è anche di questo sistema che ho messo a punto io, c'è anche la dieta, quindi ho studiato molto, devo studiare molto queste cose. Quindi la conclusione è che io seguo ancora il mio piano alimentare. Per esempio, quando io mangio la pasta, per farvi un esempio, cucino 50% di pasta e ci metto 50% di verdure. Quindi faccio 80-100 grammi di pasta e poi ci metto magari una melanzana o due zucchini. Quindi ti viene un bel piatto di pasta che però c'ha poche calorie, perché comunque mangi 100 grammi, insomma, non sono neanche tanti di pasta per un uomo, la mangio a pranzo, è il mio pasto principale perché la sera mangio poco e quindi per me va bene, però mangio in una maniera molto particolare, cioè io aggiungo sempre della fibra in più, 4-5 volte quello che in genere le persone mangiano, e allora c'è tutto un discorso legato alla digestione e quindi assimilo meno e quindi è più facile mantenermi diciamo,
sotto controllo del peso, poi faccio un po' di ginnastica, cioè io faccio tutta una serie di operazioni anche, diciamo, legate allo stile di vita. Però non ti devi assolutamente preoccupare di questa cosa qui, perché volendo trovi il grana padano, trovi la mozzarella, è chiaro, non saranno prodotti come i nostri, ma lo trovi, trovi quasi tutto, trovi i kiwi, sono di importazione, sono buoni, ma li trovi, trovi i fagiolini, trovi, te l'ho detto, trovi, ora io tante cose non le compro nemmeno, no? Però se vai nei negozi specializzati trovi tutto. Non è un problema l'alimentazione, ve lo dico chiaro, non è un problema, basta organizzarsi per comprare le cose e mettere nel frigorifero quello che serve. Beh, frutta ce ne sarà, siamo in Africa, quindi no, mango, banane, quelle cose lì dovrebbero, ananas. Sì, te l'ho detto, sì, te l'ho detto, il mango, le banane, queste cose. Però non ne, loro non ne mangiano tanto di queste cose, capito? Ce le hanno e sono anche molto buoni, ma anche quando sono buoni sono squisiti. Ma loro non è, perché succede la stessa cosa che succede a noi, no? Magari ce l'abbiamo sotto il naso fin da quando siamo bambini e magari abbiamo preso indigestione oppure ci hanno obbligato a mangiarle e allora loro non le mangiano. Può succedere anche una cosa di questo tipo qui. Non loro, guarda, nell'80% dei casi, quando io sono stato fuori in giro con queste persone, loro ordinano quello che ho detto prima: un piatto, 50% 50% carboidrati e 50% proteine. E dov'è la fibra? Senza fibra ti ammali, eh? Se non mangi, se non ingerisci una certa quantità di fibra, che la fibra è come se fosse la come si dice, la granata dell'intestino, capito? Ti assorbe anche acqua e quindi ti facilita l'eliminazione, capito? Andare in bagno, regolarità intestinale, tutte queste cose qui che sono fondamentali, perché la maggior parte delle malattie, secondo i concetti della medicina tradizionale, parte dall'intestino, parte da una cattiva digestione e da una cattiva eliminazione delle feci. Feci? Assolutamente sì. Comunque, come hai detto, ortaggi e frutta ce ne sono, non c'è problema. Anch'io sono vegetariano, quindi... Sì, io vado al mercato una volta alla settimana, ritorno. C'è tutto dentro, tutta la settimana, capito? I peperoni prendo quasi tutti, sono un po' cari, però li prendo quasi tutte le settimane. Poi una volta prendo i fagiolini, una volta prendo le melanzane, una volta prendo le zucchine, una volta prendo i piselli, capito? Voglio che... E sono buoni, è roba come da noi, anzi, più genuina che da noi, perché questa è fresca, senza additivi, conservanti o pesticidi. No, qui non hanno soldi per comprare senza chimica. Esatto, come in Bulgaria, te l'ho detto, è un po' la stessa cosa come era da noi negli anni 60-70, no? Stessa cosa, esatto. Che ci siamo, anzi, Caterina, qui ci guadagni di salute, qui ci guadagni di salute se sai mangiare, perché non mangi mica le porcherie che mangi nei supermercati quando vai a comprare la roba nei supermercati italiani, eh? Ah, ma io ci sto molto attenta all'alimentazione, non mangio tutto così allo sbaraglio, cioè io sto pensando alla polenta tanzaniana. Sta polenta tanzaniana che ti dice che è un pallone indigesto. Ma di che cosa è fatto? Cioè di farina di mais? Come si chiama orzo? Credo sia orzo. Si chiama mais in italiano? Il mais in italiano si chiama orzo, no? Mais no. Allora, invece di essere gialla, no? Scusami, Caterina. Invece di essere gialla come la nostra, perché è di grano turco,
quella lì mi sembra che venga fatta con l'orzo ed è bianca, completamente no, bianca. È, poi un'altra è mais bianco e macinato abbastanza grosso, è tipo la farina gialla solo che è bianca ed è macinata abbastanza grossa. Ma io ho, sì, sì, ho guardato Franco. Io ho guardato su Google, va bene? E ho visitato Ugali e sono andato a ricercare da che cosa veniva. Ed è venuto fuori che in inglese Google mi ha dato mais. Se te vai a vedere mais, sì, il mais non è grano turco. Il mais è grano turco. È grano turco? Sì, sì, te lo dico io, ero contadino. Lo coltivavo io il mais in campagna. No, no, ma infatti può darsi che sia anche un mio dubbio, ma mi sembrava un mio errore, ma mi sembrava di aver controllato che avevo... Il mais è gran turco e può essere giallo, che ce l'abbiamo noi in Italia, una volta esisteva bianco, ma adesso non più, oppure qui ce l'hanno, ma ce l'hanno bianco. E questo spiega anche il motivo, perché quando compri le uova qua, quelle locali, non sono gialle dentro il tuorlo, è bianco perché gli danno il mais bianco. Ah, ho capito. Vabbè, allora probabilmente ho fatto un errore io. Comunque, il discorso è che è bianco anziché essere giallo come il nostro. Esatto, sì. Comunque è buono. È buono, però non ci mettono il sale. E io ce lo devo esatto. Con il sale. Esatto. È un po' sciapito, capito? Basterebbe mettere un po' di sale, verrebbe molto buono. Non ci metto. No, gli ingredienti addizionali sono molto genuini, quindi in un certo senso è più facile mangiare genuino e in salute qua che in Italia o in Europa. Ma poi pensate solo alle scie chimiche, cate. Caterina, te dici che stai attenta a quello che mangi, ma lo sai ma l'alluminio che anche, ti mangi? Max, io sto attenta anche a quello che respiro. Tu mi hai detto che lì usano molto i vape, gli spiralini per le zanzare. Ecco, io quelle non le sopporterei. Ma ascoltami, ma lascia perdere, ci sono casi particolari, eccetera, no? Va bene. Pensa soltanto all'alluminio che vi mangiate in un anno, che ingerite in un anno, alluminio, bario, tutte le stronzie, tutte queste cose che sono nelle scie chimiche. Quello ne consideri? Ah, sì, guarda, sì. Io solo per queste cose qui non ritornerei in Europa e ho lasciato l'America. Solo per questa cosa qui. Scie chimiche, niente, no? Quindi confermi. Allora. Le scie chimiche non ci sono, però, cioè, in termini no, tutti i giorni come succede a voi, no. È capitato un giorno che siamo andati al mare con una mia cliente e con mio amico Marco e ne abbiamo, proprio a Chipepeo, lì sulla spiaggia dove stiamo andando, e ne abbiamo viste tre tutte insieme, abbastanza lunghe, poi sparite completamente. Poi è successo che in passato stavo andando, mi sembra, tornando da Zanzibar, proprio sul ferry, cioè lì dove si prende l'imbarcadero, prende il ferry, ce n'era una, ma non completa, sarà stata 200 o 300 metri, basta, una striscia così messa lì, ho detto, questa è dove viene fuori, poi basta, non ho più visto nient'altro. Le mettono nelle zone densamente popolate, zone turistiche o città capitali o città grande? No, qui no, perché io sono andato nel Salaccio, qui non fanno ancora nulla assolutamente. Bene. No, ottimo, no. Ottimo. No, qui non c'è assolutamente, non so, magari in altre zone dell'Africa, ma non qui. E non credo ci siano neanche nelle altre città tanzaniane, non lo so, io parlo di questa zona qui, parlo di Zanzibar, che la conosco un po' di più, noto un po' di più in altre zone, non so, ma non credo che ci sia. Altra cosa che... Scusa. Dimmi, no, niente, prego, ciao Duilio.
Ciao, dicevo, altra cosa tossica che mi avevi già accennato, però dimmi, che dicevo? A parte le scie e l'alimentazione, beh, lì di elettrosmog c'è quasi nulla, no? A parte la capitale, ma forse neanche. C'è, quindi 5G o robe... No, esatto. Allora qui siamo al 4G. Però già 4. Okay. Sono degli hotel che hanno già il 5G, però hanno il governo tanzaniano ha fatto insomma una gara d'appalto, immagino i cinesi hanno vinto e ci vorranno dai 5-10 anni prima che finisca tutto, ma questo si parla delle grandi città. Io sono in provincia qua, spero che non mi vengano a rompere troppo le scatole, anche se lavora a scatti, come vedete, preferisco, mi va bene così, ecco, non occorre decino, magari metterò l'antennina appena posso, quella sì, per migliorare la comunicazione, però ecco, prima che arrivi qua al 5G dove sono io, poi figurati, ci vorrà 10 anni, almeno 10 anni. No, qui siamo, come dicevi te, con la Bulgaria, siamo esattamente nella stessa situazione per tutto come eravamo in Italia negli anni 70, direi 70, non direi 60, direi 70, no? Perché si fanno già grandi imprese, fanno già grandi cose nelle infrastrutture, quindi non è che siamo proprio dei ricoglioniti o poi indietro, no, sono indietro. Indietro sono perché il tanzaniano medio è ancora troppo povero, cioè non ha nessun potere di acquisto, non riesce a fare soldi nonostante magari lavori dalla mattina alla sera, non guadagnano nulla e quindi non ce la fanno. Però piano piano questo è l'unico paese al mondo che è cresciuto il 6-7% negli ultimi 22 anni, nemmeno la Cina è cresciuta con questo ritmo qua. È uno dei paesi, ricordatevi quello che vi dico io, è uno dei paesi più ricchi al mondo, la Tanzania. Qui c'è tutto, anche se stanno zitti, non fanno grande pubblicità. Lo tengono per conto proprio, hanno fatto partire 10 anni fa, anche meno, l'industria mineraria, piano piano, e ora hanno scoperto un grosso giacimento di gas, mi sembra di ricordare, vicino al Mozambico. E la presidente sta facendo un consorzio e distribuirà tutto il gas a queste nazioni che costituiscono l'unione delle nazioni del sud-est. C'è il Kenya, c'è l'Uganda, il Mali, il Ruanda, mi sembra che ci sia anche il Mozambico, se non erro, forse il Mozambico no. Ecco, tutta questa zona qui. Perché non ricordiamo, non dimentichiamoci che Dar es Salaam serve 5 nazioni, porto di Dar es Salaam. Quindi è un porto fondamentale per l'Africa. E questo crea un sacco di ricchezza, è chiaro, no? Insomma, ci saranno più opportunità qua, non adesso. Adesso sono ancora un pochino indietro, ma fra 5-10 anni, secondo me, ci saranno molte più opportunità qua che da noi. Da noi l'Italia è già un paese finito, lo sapete, no? L'Italia sta, lo sapete perché l'Italia sta ancora in piedi? Ma io? L'Italia sta ancora in piedi grazie al fatto che gli italiani sono dei grandi risparmiatori e ci hanno ancora un sacco di soldi, manca tanti più soldi di quelli che si può immaginare, e per le bellezze artistiche che abbiamo, che hanno un valore inestimabile, che per certi aspetti molti ignorano, però vorrebbero avere e non ce l'hanno. Quindi a un certo punto, piano piano, l'Italia venderà tutto, no? Venderà tutto, come sta già facendo. Vi ricordate quello che fece Prodi, no? Perché tutte queste aziende qui, l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale, stava rompendo troppo le palle, scusate, ora è già abbastanza tardi, una parolaccia si può dire, a Francia, Inghilterra, Germania stessa,
E quindi doveva essere, in parte l'hanno fatto a pezzi e bocconi con 68 caldo, ne abbiamo anche già accennato nelle precedenti le puntate, le monetine a Craxi, è stata alla fine della Prima Repubblica, è servita anche a quello, e poi c'è intervenuto negli anni 90-2000 Prodi, e poi c'è stato Grillo con l'incontro lì che è successo con la regina d'Inghilterra, con, ricordate, no? Con, anche con Draghi, e hanno continuato a smantellare tutto quello che c'era da smantellare, perché l'Italia non doveva avere nessuna posizione di rilievo a livello internazionale. Siamo stati già abbastanza fortunati e credo che noi dobbiamo molto alla mafia. Ricordatevi che vi dico io, ma poi ci sono pochi storici che vorranno ammettere questa cosa qui. Molto. Anche se non lo sappiamo. Ricordo ancora negli anni 80, mi pare, ero uscita, avevo trovato un articolo che poi era sparito, dove c'era l'allora cancelliere Kohl, mi pare che fosse quello grosso, enorme, no? So, quindi, e da noi c'era Kohl, sì. Bravissimo. E allora c'era forse, non so se c'era già Prodi, forse ancora prima di Prodi, comunque c'era l'Italia che stava sparando già all'epoca 1000, il PIL altissimo, l'agricoltura stava andando a meraviglia, e Kohl, hanno fatto l'incontro con Kohl, il nostro presidente del consiglio, e in sostanza il diktat della Germania era: l'Italia sta tirando a 1000, dovete ridurre, trovare delle misure per abbattere praticamente l'agricoltura, infatti le quote latte famose, agricoltura, cioè, e da lì in sostanza hanno disfatto agricoltura, economia in generale, cioè anche industria, quindi, e da lì l'Italia ha cominciato. Poi c'è stato un altro picco, però da lì in realtà la Germania ha detto no, Italia, perché stava sorpassando, aveva già sorpassato Francia, e anche era oltre anche dalla stessa Germania, e quindi dava molto fastidio, e da lì, allora, l'incontro rispasso. Sì, Carlo, finito, prego. Ecco, no, dicevo, l'incontro a cui ti riferivi te, il primo ministro, era Andreotti, se non sbaglio. Perché Andreotti mi sembra che un'intervista abbia riportato questo episodio. Mi sentite? Carlo, non ti sento più io. Ti sento. Senti? Ah, ecco. Hai sentito, no? Che è quello che ho detto, sì. Va bene, via, abbiamo fatto più di un'oretta, Nonostante i disturbi degli illuminati, perché sono gli illuminati che mi bloccano il telefono, chi credete che siano? Allora, vero Duilio? Sono loro, Noi non le sappiamo queste cose qui. Vabbè, allora, dunque, facciamo un po' della situazione. Se non avete altre domande o commenti, stasera possiamo chiudere qua. E vi do naturalmente appuntamento al sabato per il discorso dell'oro. Per chi non avesse ancora comprato niente e ha, insomma, qualche cosina da parte, ricordo che la consulenza sull'oro è gratis. Quindi, insomma, sono a disposizione. La cosa migliore da fare per un neofita è quello di leggersi il report, perché lì ci sono spiegate un po' tutto, secondo me, no? Le decisioni importanti, diciamo, le questioni che uno deve affrontare quando deve decidere di comprare una cosa di cui non sa niente. È a disposizione gratuitamente sul sito ammenteaperta.net. E poi di nuovo in parte il lunedì ne riparliamo su Fuga dalle Banche, e poi ci sarà l'appuntamento bisettimanale con destinazione Tanzania o comunque sia Zanzibar, e poi riprenderò a fare anche degli interventi sul dei contenuti che poi saranno inseriti nel quarto volume sul quale sto lavorando, del nuovo ordine mondiale,
famoso libro che ho scritto, no, sul nuovo ordine mondiale, e farò dei video con Ubaldo Crocer. Adesso, tanto per cambiare, gli hanno bloccato il canale e quindi non abbiamo potuto fare niente. Sarà un quarto volume molto importante, perché dirò delle cose, che dei documenti, ovviamente documenti, perché non mi inventa niente, cioè, lavorando su abbastanza bene su certe cose viene fuori uno scenario che in un certo senso spiega come mai siamo in tutto questo casino qua. E la Germania è centrale, eh? Germania e Svizzera sono centrali in tutto quello che sta accadendo. Chi poi mi segue capirà bene perché ho detto queste cose. Benissimo, allora avete altre domande? Benissimo, allora io auguro a tutti la buonanotte e ci risentiamo sicuramente prima, altrimenti fra 2 settimane. Grazie a tutti, ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao, Massimo.